Bentornati a tutti amici miei qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi vedremo la seconda parte delle mod presenti nel Dragon Ball Super Tour Pack. Allora, il Dragon Ball Super Tour Pack, per chi si fosse perso lo scorso episodio nella quale portavo 4 mod presenti all'interno di questo pack, è una specie di pack dedicato a un What If. Praticamente in tutto Dragon Ball Super non viene mai scoperto, anzi non esiste, il Ki divino, e al posto del Super Saiyan God e del Super Saiyan Blue, o del Super Saiyan God Super Saiyan, viene, cioè abbiamo il Super Saiyan di quarto livello. Allora, nello scorso episodio vi ho portato Freezer nella sua ultima forma, che non è quella dorata, forma finale, Cooler per forma perfetta, Coolisa, che è la fusione tra Cooler e Freezer, e Coolisa forma finale. Oggi, ragazzi miei, vi porterò Gohan Super Saiyan 4, come vedete ha la tuta di Dragon Ball Super, poi abbiamo, cioè quella di della saga della resurrezione di Freezer. Qua abbiamo Goku Super Saiyan 4 e poi anche Super Saiyan di quinto livello. Ed infine abbiamo Vegeta Super Saiyan 4 e Super Saiyan di quinto livello. Allora, prima di iniziare io vi inviterei a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, come vedete abbiamo 4 modelli di Gohan. Questa addirittura è la tuta di Great Saiyaman, quella che usa contro Majin Buu inizialmente, prima di prenderle. Poi abbiamo quella che utilizza durante il torneo del potere, durante il torneo di Cell con Gohan ragazzo, che poi lo utilizza anche nel film di Broly, e anzi in più di un film di Broly a dire il vero. Questa è la tuta di Fukatsu no F o la resurrezione di Freezer. Qua abbiamo invece quello di Z di Gohan Supremo. Boh, le tecniche sono simili, cambia giusto qualcosa, non vedrò tutte le varianti perché sennò ci vorrebbe una vita. Qua abbiamo Goku, anche lui con le varie, come vedete qui abbiamo il G col simbolo di Wish 1 e 2, che alla fine è sempre lo stesso. Poi abbiamo il G della tartaruga. E poi abbiamo il Super Saiyan 5 col G col simbolo di Wish, tartaruga e tartaruga 2. Qua è tutto ingessato. Probabilmente è quello della saga di Black, che Goku viene ferito dalla lama di Black e deve essere curato. Sembra sì, mi pare proprio di sì. Vabbè, non vorrei dire cagate. Qua abbiamo Vegeta, tuta da battaglia col simbolo di Wish, tuta da battaglia normale, tuta da battaglia col simbolo di Wish Super Saiyan 5 e tuta da battaglia Super Saiyan 5, scusate. Quindi questi qui sono praticamente la resurrezione di Freezer, dicevo, e la saga di Black, e dovrebbe essere anche quella del torneo del potere, ma non vorrei dire una cagata. Forse per quello ci sono altre versioni. Allora, partiamo con Gohan, scegliamo il primo e scegliamo un Goku. Magari non al quinto livello, questo ha anche il Super Saiyan 5, andiamo con lui. Sì ragazzi, abbiate pazienza, non posso farvi vedere tutte le varianti perché sennò dovrei stare qui un 40 minuti. Allora, eccoci qui con Gohan, adesso lo mettiamo a posto la modalità foto, ragazzi. Allora,
Sì, beh, alla fin fine è un Gohan Super Saiyan 4 con i pantaloni della tuta sportiva della saga di, della resurrezione di Freezer. Il moveset. Non sono sicuro che sia quello di Gohan. Vediamo la combo. Ma mi sembra il moveset di Kaba. Ma dai. Sì, sì, è quello di Kaba, ragazzi. Sferette. Gli attacchi, abbiamo l'esplosione dell'aura. Poi la spinta Kamehameha, che vabbè, su un Super Saiyan 4 mi sembra un po' un azzardo mettere una tecnica del genere. Poi abbiamo il colpo all'indietro, che va bene. Carica potente, che dovrebbe esserci la carica massima, ma ok. La raffica energetica, ma che cacchio, raffica di energia alla massima potenza. Sono proprio messo male, ragazzi, oggi. Tipo l'avrà colpito due volte. E l'onda energetica alla massima potenza. Allora, ah sì, beh, l'evasiva, l'esplosione dello spirito, che non ve l'ho fatta vedere. Ora, tocca al nostro carissimo Goku. Ma il moveset è quello di Goku, immagino. Sì, esattamente quello di Goku. Eh già. Presa. Poi abbiamo gli attacchi super cuori del dio. La Kamehameha. Qua ci stava la Kamehameha per 10, ma ok. Colpo immagine residua. Oh, la carica massima. Poi abbiamo... Boh, l'esplosione dello spirito. C'è esattamente quella di Gohan. Ah, il Super Saiyan 5 potrei farvi vedere. Ah, l'effetto dell'aura non c'entra niente con la mod. È semplicemente un'altra mod che fa vedere l'aura in questo modo, che a mio parere è una figata assurda, però poi sta a voi decidere. A me piace questo effetto. Magari vi metto anche il link di questa mod sotto la descrizione insieme all'altro link. Boh, il moveset non cambia, è sempre quello di Goku. Forse toglie un po' di più, forse. Gli attacchi finali, abbiamo il dragone. Rivediamolo. Ok. Poi abbiamo la Kamehameha teletrasporto. No, ma scusa, cosa hai fatto? Hai fatto tutto sto casino per girarti
teletrasportarti e mancarlo? Ah, ok, ok, va bene Goku, va bene, ce l'hai fatta questa volta, complimenti. Allora, questi erano Gohan e Goku, ora possiamo passare a Vegeta. Allora, eccoci qua con Vegeta, ragazzi. Tanto per cambiare. Perché non va più indietro la lente? Vabbè, non importa, dai. Allora, boh, il nuovo set è quello di Vegeta, ovviamente. Non ne sono mica tanto sicuro che sia quello di Vegeta. Beh, la presa è la sua, sì. Verette. Ok. Il pugno selvaggio. Ah, ho sbagliato. Il cannone Gali. Qua ci stava un bel cannone Galic per 10 secondo me, ragazzi. Poi abbiamo il lampo mirato. Qua gli bastava anche un recolor, tipo una recolor rossa. Perché no? Secondo me è dopo indifferente. Il lampo e la carica massima. Poi abbiamo il Super Saiyan 5, la ritirata dispersione. Il Super Saiyan 5 che andiamo a vedere subito. Anche lui, vedete, c'ha quell'aura. Questa aura qua è, fa parte della mod che praticamente un mod era creato per avere il suo tipo, il suo modello di aura. Questo sarebbe del potenziale sbloccato di Gohan. Cioè, guardate quanto è figo questo modello, vabbè. Allora, picchiamo un po' Gohan, così, perché ci diverte. Vediamo il lampo finale. Ed infine, ragazzi, il Galic Blazer. Addio. Preso in piena, niente. Va bene. E questo, amici, era Vegeta. Il nostro carissimo Vegeta. Ma perché è tornato? Ah, ok, vabbè. Adesso possiamo andare a fare una battaglia con ognuno dei personaggi. Quindi sono tre personaggi, tre battaglie. Bene, selezioniamo Gohan, magari con un costume che non ho usato. E contro voglio mettere Freezer, forma finale. Combattiamo... no. No. A West City, sobborghi. Perché no, dai. Allora, si comincia. Vabbè. Oh,
via. Questo Gohan ha la bomba di luce. No, aia, non ci posso credere, va bene. Oh, dai, vediamo se riusciamo a ricaricare un po' d'aura. Sparisci, Freezer. Entra oggi. E ti pareva. Vai con lo spezzalimite. Ah, c'è l'armatura. Questa Freezer l'ha sentita però, No. No, 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 no. Ma porca. Vediamo se lo colpiamo. Non ci posso credere. Ma non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Questa volta l'ho colpito, dai. Mamma mia. Ok. Passiamo al prossimo personaggio, che sarà ovviamente Goku. Perché no? Contro di lui voglio... Perché no? Cooler, forma perfetta. Combattiamo nello spazio con lui, perché no? Dai. Mi sa, ragazzi, che questa battaglia sarà ancora più difficile di quella di prima. Ok. Beh, tralasciando il fatto che continua a teletrasportarsi dietro di me. Ai ai ai. Ah, non te l'aspettavi questa, eh? Neanch'io. Continuiamo così. È vero, posso trasformarmi. Super Saiyan di quinto livello, ragazzi. E va via. Ma non è possibile. Vabbè. Aia. No, ho sbagliato attacco. Vabbè. L'abbiamo praticamente spazzato via. Il prossimo ed ultimo personaggio sarà Vegeta. Con Vegeta ci toccherà affrontare la fusione Kulise. Quarta forma o forma finale? Non so perché, ma mi va di più la quarta forma. Lui lo affrontiamo nella città in rovine.
Si comincia, ragazzi. Aia. No, perché? La fusione è forte. È rapida anche. Oh, siamo riusciti a colpirlo. Basta giocare. Ti ho colpito in pieno. Sparisci. Mi sa che sparisco io. Porca paletta. No, si sta trasformando dietro. Vegeta, rialzati. Non ci posso credere. Ragazzi, ce la facciamo? Non ho capito come ho fatto, ma va benissimo. Ok ragazzi, questa era la seconda parte del pack del Dragon Ball Super Tour Pack. Vi ho portato Goku, Vegeta e il Gohan versione Super Saiyan di quarto livello di Dragon Ball Super, e in più Goku e Vegeta avevano anche il quinto livello. Io spero che le mod vi siano piaciute, Vi invito a lasciare un bel like al video ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao e grazie!